Che la grande trasgressione, no? Si è messo a fare le fiction, i film di Natale, lì non so che film era, lì, di Salemme, lì con quattro pappagoni. Sembra la sciura Concetta, sembra adesso a vederla, hai capito? Oh! I soldi fanno venire la vista eccecata, dicono a Napoli, ma le palle dove le mettete, la dignità? Sono tutti uguali. Adesso tornano quei due grandi leccaculi, vi strisciano la notizia lì. Gli Achetti e quell'altro pappagone lì, capito? In tutta la vita la cosa più intelligente che ha detto è lui o non è lui, e basta. Grandi artisti questi, grandissimi. Come sti programmi di La Panicucci lì, ma che ero stato invitato 2 settimane fa perché c'era un dibattito su Ligabue e Vasco Rossi, ma a me non me ne fotte un cazzo, né di Ligabue né di Vasco Rossi, sinceramente. E non ci sono andato e non me ne fotte un cazzo proprio. Questi qui fanno i dibattiti, adesso purtroppo ci sono quei due genitori, lui di 70 anni che gli ha levato il bambino o la bambina, non lo so, ma con quale diritto? Ma esiste una legge che può levare un figlio a dei genitori? Io non lo so, non l'ho capita questa. Sicuramente se l'hanno fatto c'è qualcosa, però com'è possibile? E adesso ci sono i dibattiti. In tutti i programmi di sti pappagoni qua che invitano, no? Poi chi invitano? Tutta questa gente che ha fatto una vita di merda, che hanno dei rapporti con i figli di merda e li invitano a fare gli opinionisti, hai capito? Jack, che bel paese che l'Italia. Secoli, sempre quelli. Il programma dei balli, i ballerini, quello che balla, che non balla, è programmi per educare queste generazioni a cui gli sta fottendo la vita questo mai, eh? Mai. Con i nostri soldi poi. Ciao Pippo, tu che ne pensi dello scioglimento dei REM? E poi, hai un bel rapporto con tuo figlio Brian? Ciao da Richard. Ma cosa ne penso? Hanno deciso di sciogliersi, bisogna rispettare queste decisioni. Con mio figlio ho un bellissimo rapporto, è il mio migliore amico. Io ho cercato di non fare con Brian, ho cercato di non fare tutti gli sbagli che ha fatto mio papà con me. Io con mio padre non ci parlavo mai, mai, poi mio padre è molto molto giovane, non ci parlavo mai, io con mio figlio parlo di tutto. Ogni volta che scrivo qualcosa gli faccio sentire i miei brani, è la prima persona che sente le mie canzoni. C'è un bellissimo rapporto con Brian, è la cosa più bella della mia vita.